Super Dividendi potrebbe essere uno dei personaggi della Marvel o della DC Comics. Un supereroe con una livrea scura e cupa che risale dalle ceneri del growth investing per portare distribuzione a tutti. Una generosa distribuzione. Ma è un eroe o un antieroe questo ETF? E quali sono i vantaggi e gli svantaggi nel possederlo? Sono tante le domande e cerco di rispondere a tutte e se stai fino alla fine del video ti dico anche se io lo andrò a mettere nel mio portafoglio o meno. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF e autore del libro Da meno 35.000 in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo voglia acquistare, dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito. Un ETF interamente dedicato ai dividendi con top azioni mondiali che fornisce un 14% di dividend yield distribuito su base mensile e diversificato con più di 100 aziende. Wow, sembra un sogno, un film, ma sarà un prodotto a lieto fine oppure è meglio lasciare perdere? Vediamo subito di quale ETF stiamo parlando, prima ricordando che questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente, per cui semplicemente un video a scopo didattico. L'ETF in questione è Global X Super Dividend, il suo ISIN lo trovate qui sotto in descrizione assieme al suo ticker che è SDIV. Il Global X Super Dividend ricerca risultati di investimenti che corrispondono generalmente alla performance di prezzo di rendimento da dividendo netto a commissioni e spese dell'indice Solactive Global Super Dividend. Di cosa si tratta? Questo indice, il Solactive Global Super Dividend, replica i titoli con il più alto rendimento da dividendo di tutto il mondo. Ha una politica di dividendi ovviamente a distribuzione con dividendi mensili e una replica fisica totale. La sua controparte, che è quotata sul mercato statunitense dal giugno del 2011, dichiara un dividend yield del 14,13%. Niente male, no? In Europa però è quotato solo dal febbraio di quest'anno, del 2022, e per ora ha avuto una sola distribuzione, in quanto il fondo ha un discreto problemuccio. Essendo praticamente nuovo, ancora incartato se così possiamo dire, ha solo poco più di 3 milioni di asset under management e per cui è altamente illiquido. Al suo interno vi sono 104 partecipazioni totali, mentre la controparte americana, che è già anzianotta, ha 108 partecipazioni. Ha un TER dello 0,45% e si tratta di un ETF particolarmente diversificato, considerato che le prime 10 posizioni a malapena superano il 15% di ponderazione totale. Tra le prime grandi troviamo CPLF, XAU Properties, Omega Healthcare, ma anche Imperial Brands. A livello settoriale forte tendenza verso il comparto finanziario con un 34% abbondante, poi i REITs e il real estate con quasi un 15% e poi energetico e utilities entrambi attorno al 9,5% ciascuno, via via gli altri settori vanno a scemare. Se andiamo invece a guardare in termini geografici, gli Stati Uniti occupano il primo posto, però solo con un 30% di ponderazione, seguiti dal 16% del Brasile e il quasi 13% di Cina e il 10% di Hong Kong. Via via vanno anche a scemare anche gli altri paesi, con un distacco ampio che fa parte più o meno del 5% circa. Visto lo scarso storico in Europa, essendo il prodotto stato lanciato solo a febbraio qui da noi, dobbiamo andare a documentarci sulla pagina della versione americana del prodotto, che ha ormai 11 anni di storico. Come si vede, il fondo non credo possa essere inserito in un portafoglio per il capital gain. A parte le performance altamente negative degli ultimi anni, ma quello si sa, fra pandemie, guerre, invasioni, se guardiamo sul lunghissimo periodo, quindi dalla data del suo lancio, ha donato un circa un meno 1,24% annualizzato di capital gain. In pratica non si è fatto capital gain, anzi si è perso qualcosina. Quello che si è fatto, se è acquistato nei momenti opportuni o magari con un pack, è avere intascato un 14% circa lordo anno distribuito su base mensile di dividendi. Ora, per capire se questo prodotto sia adatto oppure no al nostro portafoglio, è una strategia tua, personale, ed è prettamente personale per tutti noi, che esula dalla tematica di questo video. Quello che ti posso dire è relativo a quello che io ci farei con questo prodotto, con un prodotto come questo in generale. Ci investirei? Con molta probabilità sì, facendoci due o tre ingressi al massimo per costruire una posizione che non sia enorme nel mio portafoglio, solo per creare appunto un cash flow mensile che dia una base di distribuzione al mio portafoglio. Ma per la parte core del mio portafoglio, come ben sapete che se mi seguite, io preferisco aziende ed ETF che possono dare un capital gain e un incremento di dividendi nel tempo. Questo prodotto non offre nessuna delle due cose, almeno non l'ha fatto in questi ultimi 11 anni di vita. Cosa succederà nel futuro non lo so,
a un giusto prezzo, sicuramente ci entrerò. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti prego di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando con un bel pollice in su per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa un attimino del tuo tempo, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, ma mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. A presto, ciao!